Per il comune di Casarza è una notizia ottima. Anche il comune di Casarza Ligure, insieme a quelli di Maissana e Varese Ligure per il Levante, è stato inserito dal Consiglio dei Ministri nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo all'ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre scorsi. Le amministrazioni potranno così attingere ai fondi già stanziati per coprire le somme urgenze erogate. Ai circa 7 milioni sono stati aggiunti ulteriori 1,2 milioni di Il euro. Comune di Casarza ha dovuto già intervenire su queste aree, quindi abbiamo investito con fondi nostri circa 750 mila euro, che adesso finalmente credo verranno almeno in parte, in buona parte, ristorati da questa cifra. Parlo di Bargone, parlo di tutto il territorio di Casarza, perché abbiamo affrontato da Francolano, via Giuseppe Stagnaro, Cardini, Batilano, Bargone, Costa di Bargone, siamo intervenuti su tutto il territorio. Una delle aree più colpite per il territorio di Casarza era quella di Bargone. A che punto siamo? Si sta ripristinando la strada, anche l'acquedotto era in difficoltà. Di Bargone abbiamo fatto un lavoro, direi, molto molto preciso e anche nei tempi celeri. Adesso la strada è percorribile in sicurezza, abbiamo sistemato il movimento franoso per arrivare alla frazione di Bargone al centro, abbiamo sistemato più avanti altri movimenti franosi ed è stato sistemato anche la zona che porta al boccolo di Bargone dove insiste la condotta dell'acquedotto idrico che rifornisce tutta la frazione. Quindi al momento, grazie proprio all'impegno anche delle ditte che sono sul posto ancora in questi periodi, stiamo sistemando tutta la zona. Su Bargone abbiamo preso anche un finanziamento per la progettazione definitiva del movimento franoso di Cossa di Bargone che insiste un po' più sopra al centro di Bargone, quindi crediamo che con questi interventi di poter dare veramente un risultato alla frazione che ricordo essere una delle più popolate del nostro comune. Complessivamente si stima a monti intorno ai 12 milioni di euro la somma dei danni subiti dal territorio di Casarza Ligure. Si potrà intervenire anche su questi, ma tanto è già stato fatto. A che punto siamo? 12 milioni di euro sono la cifra, la somma stimata per la sistemazione strutturale del territorio di Casarza, quindi le difese sfondali del Petronio, con tutto quello che riguarda le briglie, tutta la messa in sicurezza del territorio con il Cacarello, che ricordo il Cacarello essere stato inserito da Regione Liguria tra le opere prioritarie che dovrebbero essere finanziate sia tramite il piano della resilienza che il Recovery Fund.